Inizio preparando la pastella per le crepe. Setaccio con un coulis a maglie fitte 100 g di farina, 20 g di cacao amaro in polvere e 30 g di amido di mais. Raccolgo in una terrina, aggiungo un uovo medio a temperatura ambiente, sbatto con la frusta a mano. Verso a file in più riprese 250 ml di latte a temperatura ambiente. Mescolo bene e faccio amalgamare il tutto. Ottengo una pastella senza grumi e liscia. Copro con la pellicola da cucina, lascio riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo passo un velo di burro nella padella antiaderente da 24 cm di diametro, faccio scaldare a fuoco dolce. Trascorso il tempo mescolo per qualche secondo il composto per le crepe. Verso un mestolo al centro della padella, scuoto e lascio ricoprire la base. Faccio cuocere per 2 minuti. Poi giro la crepe e lascio cuocere per un minuto. Trasferisco la crepe sul piatto e continuo fino ad esaurire il composto. Ora che tutte le crepe sono pronte, taglio la frutta fresca a piccoli pezzettini, fragole, kiwi e banana. Raccolgo in una ciotola capiente. Aggiungo un cucchiaio di zucchero e il succo di mezzo limone. Mescolo e lascio insaporire. E ora preparo la falcia. In una terrina lavoro con le fruste elettriche 250 g di mascarpone, l'ho lasciata a temperatura ambiente per 10 minuti e l'aroma vaniglia. Quindi verso a filo 250 ml di panna da montare già zuccherata, bella fredda di frigo. Ottengo una falcia soffice e spumosa. Posiziono su un piatto da portata una cerniera per torte da 22 cm di diametro. Rivesto la circonferenza con le crepe lasciando fuori uscire una metà, a cavallo leggermente tra di loro. Metto una crepe sulla base a chiudere la torta, spalmo un pochino di falcia, livello per bene, poi aggiungo un pochino di frutta, metto un'altra crepe alla base, metto un altro pochino di falcia e livello. E ora falcisco le restanti crepe, spalmo uno strato di falcia sulla superficie, aggiungo la frutta fresca, arrotolo e formo dei rotolini, procedo in questo modo fino al termine di tutte le crepe. Sistemo man mano i rotolini di crepe falciti all'interno della tortiera. Una volta realizzato il primo strato, aggiungo la falce a livello, aggiungo dell'altra frutta e altri rotolini. Termino con l'ultimo strato di falce a livello. Chiudo sovrapponendo le crepe, faccio aderire per bene. Trasferisco in frigo per 2-3 ore, meglio per tutta la notte. Termino decorando la parte centrale della torta di crepe con frutta fresca. Ed ecco a voi miei carissimi amici, con pochi e semplici passaggi si prepara una torta scenografica di frutta e crepe, non ha bisogno di cottura, è perfetta e deliziosa per la merenda, ottima da gustare a fine pranzo o cena. Che dire, ai bambini piace molto, una torta bellissima e molto piacevole che non ha bisogno di forno.